Il luogo ideale per festeggiare una situazione così straordinaria come questa che stiamo vivendo. Siamo nel momento più alto della storia ultracentenaria del nostro sport. Mai abbiamo avuto risultati sportivi così forti, così incredibili, soprattutto se visti in prospettiva, perché stiamo parlando di ragazzi di 22-23 anni. Mai abbiamo avuto grandi tornei come oggi abbiamo in Italia e con un successo e una popolarità così alta. La Coppa Davis è nel maschio angioino e resterà esposta al pubblico per 3 giorni, da oggi a sabato. Successivamente sarà trasferita al Tennis Club Napoli, dove sarà visibile nella giornata di domenica. Stamattina l'inaugurazione ufficiale nella Sala dei Baroni. Dietro naturalmente la conquista della Coppa Davis che è arrivata in Italia dopo 47 anni, c'è un lavoro importantissimo fatto dagli sportivi, dalle federazioni che ha dato ecco, i suoi frutti anche attraverso grandi campioni campani, alcuni dei quali saranno qui presenti oggi e quindi non ex giocatori. Sicuramente anche Napoli capitale dello sport ha influito sul fatto che questa coppa che ha peregrinato e sta peregrinando per tutta Italia arriva a Napoli e ha avuto piacere il presidente di portarla qui, noi siamo grati per questo grande premio. Ringraziamo la federazione, il presidente Binaghi per aver scelto Napoli come tappa per la Coppa Davis. In Campania, a Napoli, c'è un movimento tennistico importante, storico, con tanti partecipanti e per noi il tennis è una realtà sportiva molto significativa. Noi ci auguriamo che in futuro si possano fare tante cose importanti a Napoli insieme alla federazione e quindi questo passaggio noi lo consideriamo anche di buon auspicio, di buon augurio per ulteriori investimenti nel tennis in Campania e soprattutto a Napoli.